Grazie.
Dio che in Maria madre del suo figlio ha imposto il segno della nostra difesa, del nostro aiuto, concede al popolo cristiano di vivere sempre sotto la sua protezione e di godere di una pace indefettibile. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, che vive nella vita con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Thank you.
non usa mai i vocabolari. Sappiamo anche che la madre non spreca parole, che parla solo del bene dei suoi figli. Per questo, in questo momento, ascoltarla davvero è necessario per disporre il cuore prima ancora che le orecchie. Il fatto del scritto del Vangelo di San Giovanni è che Maria è a Cana di Galilea, in una festa nuziale, e si accorge che a quella festa stava per mancare il vino. Tra i tanti sono solo due degli aspetti sui quali vi chiedo di soffermarci stasera. Il primo è che Maria c'era. Lei è sempre presente nei momenti della nostra esistenza, sia in quelli di gioia che in quelli di dolore. Lei c'è sempre, perché la vera madre non potrebbe fare diversamente. Siamo il suo unico interesse. Vuole sempre solo il nostro bene. Niente e nessuno la distrae da questa sua costante preoccupazione verso di noi. E forse, se siamo qui così numerosi, è perché siamo intimamente consapevoli di questo. La sua presenza, poi, vi rimando, fa pensare anche alla vostra presenza. Lei, è vero, c'è sempre, e anche noi dovremmo esserci sempre. Forse perché la relazione con la Vergine, la cosa più importante è proprio questa, esserci ed esserci consapevolmente e non mancare mai all'appuntamento con lei. Esserci reciprocamente, allora, con l'unico e vero requisito dell'amore. Quello di Maria verso di noi, infatti, è un amore gratuito, disinteressato, totale, senza revoca, fedele. Il nostro amore, quello di noi figli, verso di lei, è un poderoso atto di gratitudine e non può essere corroso dall'intermittenza. Ogni dimenticanza della madre ha, infatti, il sapore del tradimento e ci rende per la nostra scelta orfani e soli. Purtuttavia, anche nei momenti della nostra dimenticanza, lei continua ad esserci con dolore, fiducia e certezza. La cosa più tragica che si possa ammettere in se stessi a un certo punto della vita è infatti l'assenza della madre, per qualsiasi motivo. Quella sarebbe un vuoto incolmabile, distruttivo, così come ce lo insegna anche la psicologia. Con la Vergine Maria allora non funziona una relazione superficiale, perché se così fosse, quella di questi giorni, più che una vera e propria festa, nello stesso tempo intima e corale, rischierebbe di essere l'espressione di una menzogna interiore che a fatica, almeno tra noi e noi stessi, riusciremo a nascondere. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è che lui, in quella festa accade di via, oltre a esserci, si accorge di una difficoltà oggettiva che stava per spegnere l'entusiasmo di chi era presente. Quello di vedere grandi inizi e poi misere, per rassegnate capitolazioni e lo spettro vedere in molte situazioni umane. L'esistenza è
ci crea così che chi vive in comunione con il suo Figlio, il Figlio di Dio, può tutto. Pensate che spaccato si apre per noi che siamo, e ragione veduta, ci definiamo cristiani. Per noi spesso ci lamentiamo del peso schiacciante e invalidante dei nostri limiti e dimentichiamo le infinite possibilità che sono contenute nel dono del battesimo, che tutti noi, senza eccezione, abbiamo ricevuto. Maria ci insegna inoltre che se non siamo capaci dell'intuizione del cuore, abbiamo sotto i nostri occhi il preoccupante segnale che la nostra coscienza cristiana è assoluta, se non addirittura morta, che la nostra fede è spenta, che il nostro sguardo non riesce ad andare al di là dei propri interessi circoscritti. La sua cristallina e bella intuizione materna invece nasce dal fatto che lei ha un cuore puro e mai impiegato su se stesso. L'intuizione del cuore, infatti, è la sede della decisione, di una volontà viva, di azione sovversa, segnata anche da quella auspicabile follia evangelica che fa andare oltre lo scontato, oltre le pregiudizi e oltre a essere sempre fatto così. Quando i nostri comportamenti invece si normalizzano, quando non siamo più capaci di sussulti interiori, vuol dire che siamo drammaticamente diventati superficiali e vuoti. Eugenio Montale, figlio Ossi di Secchia, fra la corte di poesia, diceva che tutte le immagini portano scritto più in là. Sì, è vero, più in là. Ecco la sfida di questa sera. Un ordine possibile che è a portata di mano in tutte le situazioni che viviamo, in tutti gli incontri che qui sono tessute le nostre giornate. Più in là. Sia questa la pista sulla quale dobbiamo misurare la nostra capacità di leggere, di distinguere le situazioni, di fare discernimento, di decidere. Proprio come quando si va a situazioni mancanti, verso le quali non possiamo in alcun modo abituarci. E a proposito di situazioni mancanti, una sana regola è incominciare innanzitutto da quello che tocca, innanzitutto la nostra esistenza, la nostra coscienza, il nostro vissuto concreto, prima ancora di vedere quelle degli altri. Così nessuno di noi
passione potente alla storia, modificando in eterna di cosa parola. Per Cristo nostro
fa che nelle prove della vita la sentiamo sempre vicina come soccorritrice e madre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto il nostro cuore. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre.
anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti gli affetti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Severo, San Severino e tutti i santi, che in ogni tempo vi furono per me, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Thank you.
raccolti alla mensa dei santi misteri. Pane sostenuti dal cuore di Maria, nostra madre, ci spogliamo di ciò che è corrotto e perverso per rivestirci di Cristo l'uomo nuovo e di vivere e regna nei secoli di secoli. Insieme agli apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Amen.